Ciao a tutti, sono Irene del benessere olistico.com. Continuiamo a parlare di cromoterapia, la disciplina olistica che sfrutta le vibrazioni del colore per andare a ricreare un'armonia energetica e di conseguenza ridarci un discorso di benessere corpo, mente, spirito. Parliamo del viola, un colore emblematico dalle mille sfaccettature. Un colore che ci porta anche l'esempio pratico del fatto che tanto in cromoterapia arriva da un vissuto personale. Tendenzialmente il viola è il colore della spiritualità, ma per chi ha una forte, diciamo, cultura cristiana, è anche il colore del lutto, della quaresima. Quindi per tanti è un colore cupo che non porta sentimenti positivi. Per chi invece è affascinato dalla New Age, dal mondo della meditazione, dal mondo olistico un po' in generale, il viola è un colore carico di aspettative, è un colore che apre a qualcosa di più grande di noi, che ci mette in relazione con l'energia dell'universo. È anche il colore dell'introspezione che ci porta a guardarci dentro e a conoscere il nostro vero io. Un colore che può avere tante tonalità, dalla più chiara alla più scura, può avvicinarsi al blu o può diventare, diciamo, una tonalità più brillante, simile al rosa, e che va, secondo la cromoterapia, a dare una carica positiva al nostro sistema immunitario. Quindi un colore complesso che possiamo scegliere di usare o meno, secondo ovviamente il nostro gusto personale, e soprattutto da usare nel momento in cui vogliamo conoscerci meglio, vogliamo capire che cosa veramente cerchiamo nella vita e da lì appunto iniziare un percorso di consapevolezza e di ricerca del nostro vero io.